Natascia Sperandei, titolare e cuoca dell'osteria Il Melograno, sarai la prossima partecipante al programma Il Miglior Chef d'Italia. Com'è nata questa tua partecipazione a questo programma? Questa partecipazione è nata praticamente un pomeriggio uggioso d'inverno e niente, per noia, guardando sui social, su Facebook, e avevo visto che c'era questo concorso, mi sono iscritta così per gioco e ho inviato tutto il materiale che loro mi avevano richiesto e così è iniziata questa avventura. Quando mi hanno contattato per dirmi che sì, potevo partecipare, ci ho messo un attimino a firmare il contratto perché ero un po' titubante, non sapevo a cosa andavo incontro e poi tramite i miei ragazzi qui, il mio staff, tramite la mia famiglia, gli amici, quegli amici che io chiamo anche speciali, e mi hanno convinto, ho partecipato, ho rivisitato un primo che ho qui nel menù del Melograno e è andata bene perché sono rientrata a far parte dei 30 chef d'Italia. Quali sono state le fasi di questo tuo percorso? Ovvero tu hai presentato un piatto ma una ricetta inizialmente. Io ho presentato online una ricetta che è stata selezionata e successivamente sono andata a fare una prova a Milano appunto con questo mio primo rivisitato e niente, è andata bene e spero che vada avanti insomma. E a luglio arriveranno la troupe di Sky qui e filmeranno te mentre preparerai un altro piatto. A luglio saranno qui all'interno di questa cucina e io andrò a rifare un nuovo piatto, nella precisione andrò a fare un secondo e rivisitato, anche questo, un secondo che trovate nel mio menù, e utilizzando degli ingredienti dove andrò a prendere la stagionalità del periodo. Fatto questo step qui al Melograno, e verranno selezionati i tre vincitori, non so in quale location verrà fatta questa finale e io sì, spero di essere tra i tre finalisti. I piatti che hai portato nel programma e quelli che porterai ovviamente potranno essere trovati anche nel tuo menù. Ci sono i piatti che io praticamente per andare al programma ho dovuto modificare e renderli un po' più gourmet, diciamo. Però in un futuro, che sicuramente sarà a partire dal prossimo inverno, avevo proprio pensato di fare delle serate anche dove propongo un menù completo con tutti i piatti che ho portato al concorso. Quali piatti possiamo trovare nel tuo menù? Quali particolarità? E soprattutto cucini con prodotti tradizionali oppure ti sei inventata qualcosa? Allora, la mia cucina è una cucina semplice da osteria, cerco sempre di cucinare con dei prodotti locali del territorio e soprattutto seguo la stagionalità dei prodotti. Dove si trova questo locale? Allora, praticamente Granarola rimane a pochi chilometri dal borgo di Gradara. È un piccolo borgo con pochissimi abitanti dove qui a Granarola ci sono solamente due attività, di cui una è la mia, che faccio ristorazione. Questo è un locale storico, precisamente dal 1973, che è aperto come un piccolo bar, successivamente è stato trasformato in osteria e io sono una terza gestione. Sei diventata la titolare di questa osteria nel 2019, quanto è stato anche complicato vivere in un'epoca non tanto semplice? Proprio per metterla un po' così a ridere, noi abbiamo festeggiato l'anno di attività proprio l'8 marzo, quando è stato dato il primo lockdown. È stato difficile, molto difficile, però con la tenacia, con la passione siamo riusciti a superare il tutto. E ci ha aiutato anche il fatto che effettivamente qui da noi si mangia bene
i prezzi sono moderati, la gente viene qui, sta bene, per cui non è stato difficile nelle successive riaperture ai lockdown riprendere alla grande.